cordiale saluto e benvenuti all'appuntamento con l'informazione targata Chrome TV. Passato il peggio, da oggi sono al lavoro i tecnici del Comune di Cremona per fare le stime dei danni provocati dal maltempo, in particolare dall'ondata di piena del fiume Po. Dell'attracco pubblico nel Parco al Po resta poco, i pezzi recuperati dai vigili del fuoco con un'operazione spettacolare difficilmente potranno essere riutilizzati, almeno non allo stesso scopo. Nelle prossime ore verranno effettuate comunque le valutazioni del caso. Secondo l'indagine sulla qualità della vita elaborata dal quotidiano Italia Oggi dell'Università La Sapienza di Roma, Cremona avanza dal 29esimo al 24esimo posto. Buone notizie? Non necessariamente, perché ci sono indici che suonano come campanelli d'allarme. Sentiamo quali in questo servizio. Anche dalla 18esima classifica annuale sulla qualità della vita messa a punto da Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma, nonostante le apparenze, Cremona non esce bene, non convince, poiché sì nella classifica generale ha recuperato 5 posizioni, passando dal 29esimo al 24esimo posto. Scavalcata dalla prima della classe, la vicinissima Mantova, e poi da Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Lodi, è però davanti a Brescia, Milano e Pavia. Tuttavia permangono luci accanto a pesanti ombre. Tra le luci la strepitosa performance registrata nel disagio sociale, con eccellenze come il netto miglioramento sui reati a sfondo sessuale contro minori, però è ancora costretta a volare basso quanto infortuni sul lavoro, nonché morti e feriti per incidenti stradali. Criminalità qui in media Cremona è migliorata, crollano le violenze sessuali, i sequestri di persona e lo sfruttamento della prostituzione. Ma anche qui attenzione, poiché su reati ordinariamente più legati alla malavita organizzata, come le estorsioni, Cremona precipita dal 35esimo all'83esimo posto, il che deve rappresentare più di un campanello d'allarme, specie stante i nostri precedenti. Altro aspetto critico, affari lavoro, dove è 46esimo ed ha perso addirittura 14 posizioni. Il tenore di vita la vede crollare dal quarto al 35esimo posto e anche per le imprese cessate è caduta dal 35esimo al 101esimo posto, il che vuol dire che ancora l'economia non gira. La sanità va bene, qui ospedale e personale medico non mancano. Cremona migliora dal 21esimo al 12esimo posto e meno male perché purtroppo ci servono. I casi di morti per tumore ci vedono scendere ulteriormente dall'87esimo al 92esimo posto e le performance registrate sul fronte ambientale non aiutano ad immaginare un futuro più salubre. Cremona figura 66esima per la concentrazione di biossido di azoto e 73esima per giorni di superamento della media di PM10. Dati che confermano quelli elaborati pochi giorni fa da Legambiente. Dati che non possono davvero farci dormire sonni tranquilli. Il dato negativo sulle estorsioni in un territorio come Cremona, già segnato negli scorsi anni dalla presenza della criminalità organizzata, spinge a verificare anche altri indici che possano essere sintomatici, come quello del lavoro nero. Dalla Lombardia arrivano segnali preoccupanti che riguardano evidentemente anche il nostro territorio. Sentiamo il servizio. Il dato negativo sul fenomeno delle estorsioni in provincia di Cremona, fotografato dall'indagine sulla qualità della vita condotta da Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma, stanti i precedenti sul territorio, induce ad approfondire la questione. La silenziosa ma preoccupante presenza della criminalità organizzata nel cremonese, in particolare la 'ndrangheta calabrese, costantemente monitorata dalla DIA, la Direzione Nazionale Antimafia, fa scattare più di un campanello d'allarme quando si vede a Cremona precipitare in classifica dal 35esimo all'83esimo posto sul fronte delle estorsioni e induce a valutare anche altri indici che possano rappresentare in questo senso un segnale d'allarme, come il lavoro nero. Statistiche ufficiali ovviamente non ce ne sono, dati certi nemmeno. Categorie e sindacati ritengono che il nostro territorio, da questo punto di vista, stia abbastanza bene. Ma sicuramente non possiamo dire di essere assolutamente immuni da un fenomeno che colpisce tutto il nostro paese. Ma d'altra parte non possiamo non sottolineare che probabilmente non siamo di fronte a numeri tali che possano considerare il fenomeno del lavoro nero come una delle priorità, una delle prime cose da affrontare e dei problemi da risolvere. Sicuramente è un fatto che noi stiamo monitorando in tutti i vari settori, ma credo di poter dire che se fenomeni ci sono, sono di un'entità e comunque di una percentuale che non è sicuramente quella che si può riscontrare in altre aree del nostro paese.
Tutto sotto controllo, dunque? Benché le regioni più colpite dal fenomeno del lavoro nero siano di gran lunga quelle meridionali, anche la Lombardia fa la sua parte. Lo studio della CGA di Mestre, recentemente condotto, parla di ben 438.100 occupati irregolari e di un valore aggiunto del sommerso prodotto dal lavoro nero nella nostra regione pari a 13.084 milioni di euro, con un'incidenza del 3,7% sul PIL e una stima del gettito evaso pari a 6.254 milioni di euro. In queste cifre, che non sono proprio di poco conto, si cela anche il dato cremonese. In Italia vi sarebbero oltre 3 milioni di lavoratori in nero, produrrebbero 77,2 miliardi di euro di PIL irregolare all'anno, pari al 4,8% del PIL nazionale. Una piaga sociale che toglierebbe alle casse dello Stato circa 36,9 miliardi di euro in tasse e contributi, oltre a costituire una concorrenza sleale verso chi le regole le rispetta. Ma quale l'identikit oggi del lavoratore in nero? La CGA di Mestre parla di dipendenti col secondo lavoro, di cassintegrati, disoccupati o pensionati con lavoretti per arrotondare, una sempre più ampia fascia di popolazione in condizioni di precarietà economica e particolarmente debole. Per molte famiglie, spiega l'ufficio studi della CGA, questo sarebbe l'unico modo per sopravvivere, purtroppo. Per un territorio agricolo come Cremona, lavoro nero ha tra i possibili sinonimi anche quello di caporalato, un fenomeno che presso il tavolo degli enti bilaterali proposto dai sindacati potrebbe però riuscire a monitorare. Questo è un elemento di novità. Sentiamo se si riuscirà a concretizzare come in questo servizio. Lavoro nero, tutto tace, specie nelle piccole realtà di provincia come Cremona. I sindacati da noi interpellati hanno confermato: situazione sotto controllo. Eppure il macrodato relativo alla Lombardia preoccupa. Perché? Secondo i dati diffusi dalla CGA di Mestre, la nostra è in Italia la regione col maggior numero assoluto di occupati irregolari, 438.100 contro la Campania, al secondo posto a quota 387.200. Non solo, la Lombardia è anche la regione col valore aggiunto di sommerso prodotto dal lavoro irregolare di gran lunga superiore rispetto al resto d'Italia, 13.084 milioni di euro contro i soli 9.889 del Lazio, buon secondo. La Lombardia è anche la regione con la maggior stima di gettito evaso, 6.254 milioni di euro contro i 4.727 sempre del Lazio. In quei numeri si nasconde anche il dato cremonese, quel dato che ufficialmente sfugge a qualsiasi stima. Stante la peculiarità della nostra economia, uno dei settori dove più potrebbe insinuarsi la piaga dello sfruttamento è quello agricolo. È recentissima, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 3 novembre, una nuova legge proprio sul contrasto del lavoro nero in agricoltura, presentata dal ministro Martina. Una legge che prevede il penale e stabilisce il carcere da 1 a 6 anni, oltre una sanzione da 500 a 1000 euro per chiunque sfrutti il caporalato, eroghi retribuzioni difformi dai contratti, violi le norme sugli orari di lavoro. Se oggi si è pensato di fare una legge di questo tipo, è segno che il problema esiste. Ma nell'ambito agricolo questo fenomeno lo possiamo inquadrare anche abbondantemente se parliamo del panorama nazionale. Quindi è un fenomeno, il caporalato, che al sud è molto radicato. Per quanto riguarda il nostro territorio, io credo, e anche dai dati registrati, che possiamo attestarci su una percentuale fisiologica di vertenzialità con le imprese agricole. E quindi parliamo di alcune difformità del contratto o l'utilizzo di alcune cooperative che si sostituiscono al contratto provinciale agricolo. Però ritengo che il fenomeno sia sotto controllo. Ma come monitorare il fenomeno? Si potrebbe farlo attraverso gli enti bilaterali, l'ente bilaterale costituito in agricoltura e presente sul territorio, e quindi un tavolo dove monitorare il fenomeno ed eventualmente intervenire con azioni positive. Questo tavolo è diciamo una richiesta delle organizzazioni sindacali all'interno del contratto provinciale agricolo, che proprio in questi mesi dovrà essere rinnovato. Passiamo alla vicenda Tamoil, non una ma almeno 5 condanne, quanto chiede la Procura Generale di Brescia col ricorso depositato in Corte di Cassazione contro la sentenza emessa lo scorso 20 giugno dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, sentenza che, pur confermando la situazione di inquinamento e i risarcimenti stabiliti in primo grado, ha condannato a 3 anni di reclusione per disastro ambientale colposo aggravato soltanto un manager, Enrico Gilberti, assolvendo tutti gli altri imputati.
L'accusa su cui invece la Procura punta è quella di avvelenamento delle acque in concorso con reato di disastro ambientale doloso e appunto una condanna che riguardi in tutti e cinque gli imputati. Colletta alimentare, ancora una volta Cremona ha dimostrato il suo grande cuore, 48.500 i chili di generi raccolti per i bisognosi. Sentiamo il servizio. Obiettivo raggiunto, ancora una volta il cuore dei cremonesi si è fatto sentire. L'edizione 2016 della giornata nazionale della colletta alimentare a Cremona, infatti, ha permesso di raccogliere ben 48.500 kg di prodotti, pari ad aiuti per circa 145.500 euro, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, nonostante la crisi e le crescenti difficoltà economiche. Soddisfazione è stata pertanto espressa in merito dagli organizzatori, colpiti dallo stile di gratuità con cui tutti, dai 5 agli 80 anni, hanno compiuto un gesto di carità, un dono. Nel tratto di provincia compreso tra Soresina, Cremona e Casalasco, tutti i supermercati del territorio, una quarantina, hanno aderito all'iniziativa in occasione della sua 20ª edizione, consentendo a circa un migliaio di volontari di raccogliere i generi alimentari donati, per lo più alimenti per l'infanzia, tonno in scatola, sughi e pelati, olio d'oliva, riso, legumi o biscotti. La merce è stata poi sistemata presso un punto di stoccaggio in via Mantova. Da qui verrà ridistribuita sul territorio secondo le esigenze a favore dei poveri attraverso ben 30 strutture caritative, quali le varie conferenze della San Vincenzo, la Caritas, i Frati Cappuccini, diversi centri di solidarietà, cooperative e fondazioni e molte parrocchie. A livello nazionale i supermercati coinvolti nella giornata della colletta alimentare sono stati in tutto 12.000 e i volontari ben 140.000. I generi raccolti consentiranno di aiutare circa 8.000 strutture caritative in tutto il paese ed oltre 1,5 milioni di persone bisognose. Via libera dalla Camera la legge di stabilità approvata quest'oggi con 296 sì e 118 no. Il Premier Renzi ha sottolineato i 2 miliardi in più per la sanità, per la quale sono stati stanziati in tutto 113 miliardi, dunque oltre al fondo per la non autosufficienza di 450 milioni, più 50 milioni rispetto allo scorso anno. Il Presidente del Consiglio ha evidenziato anche le flessioni di IRES, di IRPEF agricola, nonché gli interventi sulle partite IVA e la cinquantina di euro in più che con la manovra dovrebbero arrivare per le pensioni più basse, quelle sotto i 1.000 euro. Il testo della legge di stabilità giungerà in Senato in seconda lettura soltanto nella settimana successiva al voto referendario, cioè dal 6 di dicembre. Sale da 10 a 13 il numero degli indagati dal PM di Palermo per la questione delle firme false sulla lista del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali. Si sono aggiunti i nomi di Pietro Salvino, marito dell'onorevole Claudia Mannino, l'onorevole Giulia Di Vita e Riccardo Ricciardi, colui che avrebbe materialmente portato le firme in tribunale. Procedono intanto gli interrogatori in merito. Nuovo record di sbarchi in Italia, secondo i dati del Viminale nell'anno in corso, benché ancora non concluso, già si sarebbe registrato un nuovo picco di arrivi, 171.299 immigrati contro i 170.100 del 2014, più 19% rispetto allo scorso anno. Anche sul fronte dell'accoglienza il sistema nazionale si fa attualmente carico di 176.720 individui rispetto ai 103.792 del 2015. Il 40% della parte orientale di Aleppo sarebbe ormai stato liberato dalle truppe governative siriane. A comunicarlo è stato il centro stampa di Mosca, che specifica essere ormai una dozzina i quartieri sottratti all'ISIS. Già sono giunti aiuti umanitari per la popolazione e sarebbero ancora in corso intanto i combattimenti. Secondo quanto dichiarato dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani, tra sabato e domenica sarebbero fuggiti circa 10.000 civili verso i distretti sotto controllo governativo oppure nel vicino quartiere a controllo curdo. Bocciata in Svizzera intanto l'iniziativa popolare promossa dai Verdi per un abbandono pianificato e accelerato dell'energia nucleare, vietando la costruzione di nuove centrali e limitando a 45 anni la durata d'esercizio degli impianti attivi. La schiacciante maggioranza dei cantoni ha respinto la proposta. Lo stadio olimpico semivuoto per il derby Lazio-Roma di domenica non è uno spot vincente, a dirlo è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò a margine della cerimonia di consegna dei premi CONI USSI in merito alla protesta dei tifosi contro le barriere che da oltre un anno dividono le due curve. Da uomo pubblico ha affermato: non posso che rispettare le disposizioni di chi ha queste responsabilità.
È tutto per quanto riguarda l'informazione di Chrome TV di quest'oggi, grazie per l'ascolto e buona prosecuzione.